ricordate che cosa facevamo all'inizio per salutarci? Chi si ricorda? E che cosa vuol dire? E che cosa vuol dire? Me lo raccontate? Io sono casa. C'è qualcuno che deve lasciare andare qualcosa? Anita, tu cosa devi far lasciare? Qualcosa devi lasciare andare, sì. La stanchezza. La stanchezza. Lo facciamo volare. Dove? Nella schiena lo senti un po'? Aspetta che ti veniamo. No, nella gamba. Nelle gambe, nelle aspetta gambe. Trasformiamo questa stanchezza. E buttavamo via tutte le cose faticose, brutte. Tu cosa hai buttato via, Nassè? Delle cose brutte, tristi. La morte. Bravo. Adesso allora ci carichiamo di energia adesso. Sì, direi proprio di sì, I piedi devono essere ben radicati Ferri, per terra. Respirando, pensiamo che si accenda un sole grande, grande. E ci dà un sacco di forza e di energia. Passa la stanchezza. Ascoltate il vostro corpo, sentite se si è ricaricato o se ha bisogno ancora di energia. È stata una bellissima esperienza. All'inizio ero un po' timida, riservata, ma piano piano, soprattutto i bambini che mi hanno fatto vivere un momento bellissimo, mi hanno insegnato tante belle cose. E durante tutta la settimana io non vedevo l'ora che arriva lunedì per venire a passare quel proprio bellissimo momento che mi dà tanta, ma tantissima energia. Soprattutto i bambini, stare fra di loro e vedere che anche la sofferenza che hanno passato nei loro paesi e tutto, ma basta quel momento che siamo tutti insieme con loro, vedi la gioia nei loro occhi, sono felice e vogliono stare proprio delle ore in questo posto bellissimo per condividere tutti i nostri sentimenti d'amore, di affetto, di tenerezza per loro e loro ci hanno dato una bella forza. Io da questa esperienza sono cambiata totalmente perché adesso vedo la vita di un'altra maniera, vivo giorno giorno, non penso più al mio passato e non penso neanche al futuro. Godo la mia giornata da quando apro gli occhi fino che vado a letto. È un'occasione a non perdere per qualsiasi, non solo per i bambini, anche per i loro genitori, anche fare capire ai genitori che proprio i loro bambini hanno bisogno di questi momenti.